giornata così impegnativa. Ha voluto essere a disposizione per alcune domande, ma poche, e sul viaggio. E allora abbiamo scelto come criterio quello di far fare le domande ai nostri tre colleghi albanesi che hanno fatto tutto il viaggio con noi, sono venuti a Roma proprio per viaggiare con lei e adesso stanno ritornando ancora a Roma per concludere l'esperienza con lei. Sono di tre televisioni albanesi. E allora cominciamo con la signora Mira Tucci, che è della televisione nazionale albanese. Posso fare un po' prima in albanese? Ok. Allora, Sua Santità è partito con con un'idea in mente per gli albanesi e per l'Albania. Come un albanese sofferto ma anche tollerante. Ha trovato qualche altra qualità negli albanesi, ha potuto toccare, e sono queste qualità le giuste per far tornare l'Aquila nel nido? Sì, dirò che ho aggiustato un po' quelle cose che lei dice, ma la sofferenza che avete avuto l'ho vista più da vicino. Quella tollerante, cambio la parola, non è tollerante in albanese, è fratello, ha la capacità della fratellanza, è di più, e questo si vede nel convivere, nel collaborare tra le tre religioni, no? Gli islamici, gli ortodossi e i cattolici, e collaborano ma come fratelli, no? Poi un'altra cosa che mi è colpita dall'inizio è la giovinezza del paese. Mi hanno detto che è il paese più giovane d'Europa quando io ho fatto questo commentario, no? Ma l'Albania proprio si vede uno sviluppo superiore nella cultura e anche nella governance per questa fratellanza. Sua Santità, muovendo sul boulevard centrale di Tirana, sotto i portreti dei clerici martirizzati durante il regime comunista, in un paese che è stato ateista, imposto ateista, fino a 25 anni fa, che emozione personale ha avuto lei? Io da due mesi vengo studiando un po' quel periodo difficile dell'Albania per capirlo. Anche ho studiato un po' l'inizio, ma voi avete dei radici culturali bellissime e forti, di grande cultura, ma dall'inizio. Ma ho studiato questo periodo e è stato un periodo crudele, il livello di crudeltà è stato terribile. Quando ho visto queste fotografie, no? Ma non solo i cattolici, anche ortodossi, anche gli islamici, ma tu non devi credere in Dio, io ci credo, e lo facevano fuori, no? Per questo dico che anche tutte e tre hanno dato testimonianza di Dio e adesso danno testimonianza della fratellanza. Sua Santità, lei ha visitato Albania, che è un paese con la maggioranza musulmana, però la visita in un momento precario della situazione globale. Lei stesso ha dichiarato che la terza guerra mondiale è già cominciata. Il suo messaggio della visita è solo per gli albanesi o va oltre? No, va oltre. Va oltre. L'Albania ha fatto una strada di pace, di convivenza e di collaborazione che va oltre a altri paesi che hanno le stesse radici etniche diverse, no? Lei ha detto che è un paese musulmano nella maggioranza, sì, ma non è un paese musulmano, è un paese europeo. Per me questa è stata una sorpresa, ma Albania è un paese europeo, proprio
per la cultura di convivenza che la cultura storica che ha avuto. Santità, grazie. I tre colleghi hanno fatto tre domande, lei ha ribadito dei punti essenziali di questo viaggio. La ringraziamo, ma è chi si deve fare la domanda? La ciappa. Ecco, un'altra domanda? Va bene, chi è il primo che fa un'altra domanda qui vicino? Allora. Il viaggio in Turchia. Turchia è vicino a Baghdad. La geografia non posso cambiarla. I prossimi viaggi saranno 25 novembre, Strasburgo, Consiglio d'Europa e Parlamento Europeo, tutti e due. E poi 28 forse Turchia per essere nella festa del 30 di Sant'Andrea con Patriarca Bartolomeo. Vorrei sapere le sue speranze per il sinodo che comincia fra poco e che ha solo Albania. La notizia deve essere il viaggio, niente oltre. Comunque con questo che è qualcosa, spero, dito con qualche mattina.